Da un lato, il progetto di completamento della raccolta differenziata porta a porta nelle due aree di Pescara. Porta Nuova dovrebbe partire il 15 settembre, il centro il 15 ottobre. Dall'altro, un presidente che dà le dimissioni e un altro che potrebbe tornare ad assumere il ruolo che consentirebbe quantomeno la continuità di un progetto iniziato anni fa. È pronto a riprendere l'incarico della partecipata del Comune di Ambiente? No, temi e non argomenti per entrare nella situazione politica a dire e a dettare condizioni, argomenti o quant'altro. Ma la sua volontà sì. La volontà è quella di vedere un progetto coronato, siccome il progetto che avevo in testa, che aveva la struttura di ambiente, gli uomini di ambiente erano quelli di creare una società pubblica referente in tutta la provincia di Pescara per i problemi ambientali, che sono problemi sia di raccolta per tutti i comuni soci, sia di impiantistica. Questo progetto sicuramente è un progetto che resta oggi incompiuto e quindi va completato sicuramente. Sarebbe un discorso troppo ingenuo, quello basato sulle sole competenze al netto delle influenze politiche. E intanto l'assessore del Trecco continua il suo percorso con tempi e metodi e l'estate servirà a definire i dettagli. Sono forte della mia esperienza, che comunque mi vede impegnato nella raccolta differenziata da circa 20 anni, ho proposto dei tempi più lunghi. Che però non è piaciuto all'assessore del Trecco. Ma in realtà io non me la prenderei con l'assessore del Trecco, con la quale ho lavorato proficuamente in questi mesi. Diciamo che c'è un approccio, secondo me, anche all'interno del CDA, che non mi vede, come dire, che io non ritengo corretto, perché io penso che l'azienda dovrebbe dare delle risposte e dovrebbe comunque, come dire, fare in modo di sollevare dei dubbi, di trovare delle soluzioni, ma compatibili con quelle che sono le soluzioni nella pratica, e non accettare passivamente le richieste che vengono dalla parte, diciamo, dalla compagine societaria, perché se certe cose non si possono fare, o è meglio farle in tempi più lunghi, io penso che vada detto in modo chiaro e vada, come dire, perseguito poi. Un rischio, insomma, che non ha voluto correre. Ma non si Quello di tratta. fare brutta figura. Sì, probabilmente io sono quasi convinto che non ci si riuscirà. Sono contento se i miei colleghi ci riusciranno, ma il punto è che il problema non è solo su questo, è stato ovviamente anche su altre questioni. Io ritengo che il mio compito, il mio ruolo siano quelli di dare delle risposte tecniche. Se queste risposte tecniche non vengono accettate, evidentemente non c'è posto per me in quell'azienda.